Questo è l'esercizio di base sul piano inclinato. Un oggetto che immaginiamo come al solito puntiforme, punto materiale di massa 2 kg, è appoggiato su questo piano inclinato con angolo alla base alfa 35 gradi. Il coefficiente d'attrito statico tra l'oggetto e il piano è 0,40. La domanda è se questo oggetto scivola oppure no. Potrebbe anche non scivolare perché è trattenuto dall'attrito. Per scoprire se scivola o no, dobbiamo ragionare su queste due direzioni che si chiamano direzione parallela al piano inclinato e direzione perpendicolare al piano. Questa è la direzione parallela, il simbolo del parallelo, e questa è la direzione perpendicolare, il simbolo perpendicolare. Per prima cosa disegniamo la forza peso, la forza di gravità, che è sempre rivolta verticalmente verso il basso. E vale in questo caso 19,6 newton, la calcoliamo facilmente con la solita formula mg. Questa forza peso la dobbiamo scomporre nelle sue due componenti, forza peso parallela e forza peso perpendicolare. Per disegnarle dobbiamo partire dalla punta della forza peso e poi costruire questo rettangolo andando parallelamente alle due direzioni, parallela e perpendicolare. Laddove arriviamo a intersecare la direzione parallela, lì finisce la forza peso parallela. Qua, invece, dove arriviamo a intersecare l'altra direzione, lì mettiamo la freccia della forza peso perpendicolare. Si può dimostrare che l'angolo alfa ce lo ritroviamo qui e qua, perché questi due triangoli congruenti che sono formati dalla forza peso e le sue componenti sono simili al triangolo del piano inclinato. Sono tutti triangoli rettangoli e qui c'è l'angolo retto. Ora dobbiamo calcolare l'intensità della forza peso parallela e della forza peso perpendicolare, quindi ragioniamo su questi due triangoli rettangoli che si sono formati qua. Scriviamo le definizioni di seno e coseno di alfa. Seno di alfa per definizione è il cateto opposto all'angolo alfa diviso l'ipotenusa. Coseno di alfa invece è il cateto adiacente all'angolo diviso l'ipotenusa. Consideriamo questo triangolo rettangolo, questo è l'angolo alfa, il cateto opposto all'angolo è la forza peso parallela. Diviso l'ipotenusa, l'ipotenusa è il lato opposto all'angolo retto, quindi l'ipotenusa è questa, è la forza peso. Eccola qui. Noi vogliamo ricavare la forza peso parallela, quindi con la formula inversa portiamo la forza peso qua. E viene forza peso parallelo uguale forza peso per il seno di alfa. Mettiamo i numeri, 19,6 newton la forza peso, seno di 35 gradi. Facciamo la stessa cosa con la forza peso perpendicolare. Formula inversa, forza peso per coseno di alfa. Mettiamo i numeri, 19,6 newton per coseno di 35 gradi. Seno e coseno di 35 gradi li possiamo calcolare con la calcolatrice scientifica attraverso i tasti sin e cos. Però dobbiamo stare attenti che la calcolatrice sia impostata su degrees, che vuol dire gradi sesagesimali. Infatti, per misurare gli angoli esistono tre diversi sistemi di misura, quindi tre unità di misura. Noi conosciamo i gradi sesagesimali, quelli che in un angolo giro ce ne sono 360 di gradi e in un angolo retto ce ne sono 90. Ma esistono anche i gradi centesimali, che sono stati definiti in modo tale che in un angolo retto non ce ne siano 90 ma 100, da cui il nome centesimali. I gradi centesimali furono introdotti per praticità di calcolo, così è più, perché è più facile lavorare con 100 gradi nell'angolo retto piuttosto che con 90. E poi c'è l'altra unità di misura degli angoli che sono i radianti. Dobbiamo stare attenti nei nostri calcoli che la calcolatrice sia impostata per esprimere gli angoli in gradi, degrees. Di solito sulle calcolatrici c'è un tasto che si chiama DRG, che significa appunto Degrees, Radians, Grads, che fa passare dall'una all'altra di queste tre unità di misura, DRG. Oppure in altre calcolatrici bisogna utilizzare il tasto MOD. Quindi eseguiamo il calcolo seno di 35 gradi e coseno di 35 gradi. Non scriviamo i risultati a parte, ma moltiplichiamo direttamente per 19,6 newton, quindi facciamo un unico calcolo
moltiplichiamo per 19,6 newton e troviamo 11,2 newton, la forza peso parallela, e 16,1 newton, la forza peso perpendicolare. Vediamo che con l'angolo di 35 gradi, quindi un angolo minore di 45 gradi, giustamente abbiamo ottenuto la forza peso parallela più corta della forza peso perpendicolare, 11,2 newton contro 16,1. Se l'angolo fosse stato maggiore di 45 gradi, e quindi questo triangolo sarebbe apparso così, molto più inclinato, sarebbe stata maggiore la forza peso parallela rispetto a quella perpendicolare. Ora che abbiamo calcolato le due componenti della forza peso, è come se la forza peso non esistesse più, questa forza, quindi questa come se fosse cancellata, al suo posto ci sono le sue due componenti. La componente parallela che cerca di far scivolare l'oggetto lungo il piano e la componente perpendicolare che cerca di sfondare il piano, ed infatti è la forza normale. In questo esempio la forza peso perpendicolare è la forza normale che cerca di sfondare il piano. Allora il piano reagisce con la forza vincolare per non farsi sfondare, che è esattamente uguale opposta alla forza normale. Infine c'è un'ultima forza che è la forza d'attrito, che è rivolta, come al solito, come gli studenti, sempre in modo da ostacolare il movimento dell'oggetto, quindi verso sinistra. Questa forza d'attrito ce la calcoliamo, come al solito, moltiplicando il coefficiente d'attrito statico per la forza normale, e in questo modo troviamo il massimo attrito radente statico possibile. Sostituiamo i numeri, la forza normale è la forza peso perpendicolare in questo esempio, quindi 16,1 newton, e troviamo che la massima forza d'attrito statica è di 6,4 newton. La confrontiamo, questa forza d'attrito massima, con la forza peso parallela e vediamo che l'oggetto scivola, perché l'attrito può arrivare al massimo soltanto a 6,4 newton, mentre invece la forza peso parallela era di 11,2 newton. Quindi l'attrito non riesce a contrastare, a equilibrare la forza peso parallela. Perciò, essendo l'attrito statico massimo minore della forza peso parallelo, 6,4 newton minore di 11,2 newton, l'oggetto scivola. È scritto anche qua, scivola l'oggetto sì se la forza peso parallela vince sulla forza d'attrito statica massima. Se invece l'attrito statico massimo fosse stato almeno uguale a 11,2 newton, l'oggetto non scivolava perché trattenuto dall'attrito. Ricordiamo che in questo caso, con l'oggetto che scivola, l'attrito andrebbe ricalcolato attrito dinamico. Infatti sappiamo che quando un oggetto si muove, l'attrito diventa più debole, leggermente più debole dell'attrito statico.